Si sente? Ok. Allora, vi ringrazio di essere presenti in questa serata che, come sapete, è un concerto di beneficenza in favore di AIABA. Io sono la presidente dell'Associazione Arte e Mercati che ha organizzato questo concerto a chiusura della nostra rassegna che si tiene ogni anno nel mese di settembre e inizi di ottobre nei mercati storici. Devo naturalmente ringraziare prima di tutto il priore, Monsignor Viola, che ci ha concesso il privilegio di essere in questa bellissima chiesa e in tutto il gruppo dei suoi collaboratori che sono stati veramente gentilissimi. Devo ringraziare Confesercenti di Firenze per l'aiuto logistico e in più devo ringraziare il maestro Johanna Knauf per il suo impegno, il suo entusiasmo e la gioia che ha trasmesso a tutti noi coristi e orchestrali. E ovviamente devo ringraziare il coro e l'orchestra perché si prende. Sento dei commenti e spero che questo concerto vi piaccia, è un'opera molto difficile e molto, molto, molto bella. Ora lascio la parola al presidente dell'associazione AIABA che vi dirà due parole di questa associazione importantissima. Grazie e buon ascolto, buon divertimento. Buonasera a tutti, sono Piero Percivalli e sono il presidente dell'AIABA, l'Associazione Italiana Assistenza Bambini Autistici di Firenze, e sono anche un membro del coro e orchestra Desiderio da Settignano, fondato più di 25 anni fa da Johanna Knauf, che è la nostra direttrice. Ecco, vorrei spiegare queste due cose che sono molto legate a me personalmente e che legano moltissimo tutti noi, perché il coro e orchestra Desiderio da Settignano ha delle peculiarità uniche. La prima è che è un coro e orchestra fondato da gente non professionista, quindi siamo persone che trovano nella musica e in Johanna un legame fortissimo, direi terapeutico, con tutto il valore di questa parola, perché far parte di un'organizzazione corale è terapia ed è anche un modo, attraverso la musica, di esprimersi e di arrivare nei nostri cuori e nei cuori di chi ci ascolta. E questa è una cosa che lega moltissimo anche la nostra associazione come AIABA, tra l'altro associazione presente ormai a Settignano da più di 44 anni. Pensate che l'AIABA è nata prima della legge Basaglia. È importantissimo questo fatto, perché prima della legge Basaglia i nostri figli erano destinati a entrare nei manicomi. Era l'unica strada percorribile per famiglie che non riuscivano a sostenere questa patologia così devastante come l'autismo. E 40, ormai 45 anni fa, un gruppo di famiglie fiorentine, illuminate direi, hanno raccolto le loro forze, hanno trovato degli specialisti che iniziavano a studiare l'autismo in America, che tornavano in Italia e che proprio qui a Firenze hanno dato origine a questa associazione. È un'associazione che oggi riesce a fare terapia con 40 ragazzi e ragazze, molto minor numero ragazze. Facciamo attività che
che impegna i nostri ragazzi dalle 9 di mattina alle 4 del pomeriggio. Purtroppo è ancora solo una realtà diurna. Dico purtroppo perché quello che succede quando noi genitori non ci saremo più ancora è un grosso punto interrogativo. Infatti, quello per cui noi ora ci stiamo battendo è per quel famoso progetto che tra l'altro è diventata legge anche proprio in questi giorni, del dopo di noi, cioè dopo che noi non ci saremo più, perché purtroppo nel nostro caso noi genitori saremo via prima che saranno via i nostri ragazzi. Di solito si dice il contrario, si spera il contrario. In questo caso è difficile. Ecco per cui il futuro per noi, quello per cui ci battiamo, è perché i nostri ragazzi continuano ad essere curati. Stiamo facendo grandi passi in Toscana e a Firenze in particolare. E il coro e orchestra Desiderio da Settignano in questi ultimi anni c'è stato sempre vicino attraverso la musica, facendo in modo che questo linguaggio universale diventi anche un linguaggio dell'amore, dell'amore inteso nel trasmettere energia, trasmettere coraggio a famiglie come le nostre che ne hanno un bisogno enorme. Ogni mattina che ci si sveglia ci si deve dare coraggio per arrivare fino alla sera. Il coro e orchestra Desiderio da Settignano, attraverso la loro vicinanza, attraverso il nostro legame, dà un coraggio immenso a noi. E vorrei finire presentandovi due persone speciali che verranno insieme qui. Una è la nostra direttrice Johanna Knauf e un altro è un nostro ospite, Damiano, che è un ragazzo autistico di Rimini che ha trovato nella musica un modo di esprimersi meraviglioso. Lo sentirete questa sera e saranno veramente i nostri ospiti. Ci starà vicino come sempre e ci dirigerà alla grande. Grazie.